Al Franchi con Laura e Martina parliamo di una campionessa, Ilaria Mauro. Ciao Ilaria, benvenuta e complimenti. Ciao, buongiorno, grazie. A voi ragazzi. Allora, sentivo prima il nostro CT parlare di passione per quanto riguarda il calcio. È ovvio che nel calcio ci sia passione, ce n'è anche nel calcio femminile. È sicuramente una giocatrice che ha tanta passione, ha avuto tanta passione per questo sport, è Ilaria, che probabilmente forse avrebbe giocato ancora un po' di più se avesse potuto, non lo so. E oggi qui la passione la sta vivendo lei, la stiamo vivendo anche noi, perché la salutano tutti, ancora la ricordano tutti. Certo. È una partita importante questa per te. Poi parleremo meglio di tutta la tua carriera, però a Firenze è sicuramente un posto importante. L'Inter, dove hai chiuso il tuo cuore oggi? Come sta e da che parte sta, se te lo posso chiedere? Come hai detto tu, ho fatto 4 anni alla Fiorentina ed sono state emozioni pazzesche, perché comunque siamo arrivati a livelli molto alti, abbiamo vinto uno scudetto, siamo andate in Champions League, quindi ci sono state forti emozioni. L'ultimo anno all'Inter è stato molto pesante, ma ho avuto dei professionisti che mi hanno aiutata e li ringrazierò per sempre. Quindi diciamo che il cuore è mezzo e mezzo oggi, quindi non posso decidere. Ti capiamo, non ti preoccupare, ti capiamo. Pari oggi, secondo me. Volevo chiedere pari. Allora, vai. È difficile, Francesca. Sì. Vai tu, sono interessata. Vai, dimmi. No, volevo dire che è complicato riassumere in poco tempo la carriera di Ilaria, che è stata molto lunga, ma non abbastanza secondo noi, per tanti motivi. In studio ci sono due CT che la conoscono bene, perché sì. Antonio Caprini, dimmi se sbaglio, ti ha un po' lanciato, perché dopo l'Europeo del 2013 ti ha conosciuto anche all'estero. Ilaria è stata una delle prime giocatrici ad andare a giocare all'estero. E poi Milena Bertolini. Smetti in un momento in cui arriva il professionismo. Quindi un po' forse se tu fossi nata qualche anno dopo sarebbe stato meglio. Esatto, ci stavo pensando, comunque ho detto mannaggia, però la vita è così e quando ci sono queste situazioni, cioè è stata una scelta dovuta alla fine, non è stata una scelta dal cuore, quindi fa un po' male, però sono contenta comunque che il calcio femminile italiano si stia evolvendo sempre di più e che ci siano delle opportunità per le giovani. Comunque avremo un europeo, avremo un mondiale prossimamente, quindi ci sarà tanta carne al fuoco, diciamo. E beh, Ilaria, possiamo dire che anche grazie a quello che hai fatto tu prima del professionismo che oggi potremo parlare ecco, di questo passaggio, assolutamente. Sentiti comunque coinvolta, non ti preoccupare che si ricorderà tutto quello fatto in campo. Voglio anche farti dire da Antonio Caprini, con le tue 23 presenze in nazionale insieme a lui, che tipo di giocatrice è stata Antonio, Ilaria Mauro? Ilaria, beh, innanzitutto la saluto perché è un po' che non la vedo e devo dire... Ciao Ilaria. Ma è una giocatrice, non ci ho mai rinunciato, nel senso, una delle giocatrici che la metti con la maglia numero 11 e con la maglia la indosserà per sempre, nel senso che era un elemento fondamentale per l'attacco della nazionale, era quella che faceva il gioco sporco, perché giocava spesso in coppia con Patrizia Panico, che oggi oltretutto è allenatrice della Fiorentina, però lei era quella che, come si dice in gergo calcistico, teneva botta, molto determinata e soprattutto ideale per un allenatore, per un commissario tecnico, contare sempre su elementi come con le caratteristiche di Ilaria, anche a livello caratteriale, molto forte e molto, molto pronta. Milena, immagino anche per te insomma l'importanza. Ringrazio di... mister delle belle parole. anche nella CT Milena è penso dello stesso avviso, insomma, l'importanza di questa calciatrice. Beh sì, assolutamente. Io tra l'altro Ilaria l'ho vista per la prima volta quando aveva 14 anni, io allenavo il Foroni Verona e lei giocava nel Tavagnacco, nella primavera entrò, sì. E già allora entrò contro il Foroni Verona, che era la squadra che vinceva gli scudetti, e mi impressionò e dissi questa sarà una giocatrice che farà carriera. Poi diciamo che è stata sfortunata perché ha avuto diversi infortuni, diverse problematiche e probabilmente vivendo in quel calcio dove non c'erano strutture sanitarie, competenze, probabilmente un po' questa cosa l'ha un po' danneggiata. Come giocatrice non ho mai avuto il piacere di allenarla nei club, ma ho avuto il piacere di allenarla in nazionale ed è per me era il centravanti perfetto, nel senso proprio la giocatrice che per l'Italia è importante a livello internazionale, perché aveva grande fisicità, elegante, bella da vedere, brava nel colpo di testa, forte fisicamente, quindi insomma
un po' il centravanti ideale, certo, per un allenatore. La cosa che dispiace di Ilaria è che purtroppo con tutti questi infortuni, problematiche fisiche, non è riuscita a, secondo me, a esprimere completamente il suo grande potenziale e a smettere troppo presto. Purtroppo, su questo siamo d'accordo. Ilaria, tra poco ti vedremo. Ma io, mister... Vai, rispondi. Io sono andata a Lourdes anche, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Beh, Ilaria, allora mettiamola così, noi tra poco ti vedremo, insomma, la premiazione. So che sei un po' restia a parlare di futuro, però quando abbiamo calciatrici del tuo livello è normale chiederci, o sperare almeno noi pubblico a casa, di vederti ancora nel mondo del calcio. Ti chiedo solo se ci stai pensando, se ci hai pensato, oppure se posticipi questa idea o vuoi fare tutt'altro, insomma, molto elastica. Ci sto pensando. E noi siamo contenti. Brava Ilaria. Allora in bocca al lupo, buona premiazione, ci vediamo più tardi. Grazie ovviamente mille. Seguiremo questo bellissimo momento. Noi ci fermiamo un